Allora, devo salutare il maschio Alfio, che è già seduto lì pronto, ai posti di combattimento. Prima versava il sale, perché ha detto che è caduto il sale una volta, due volte. Lo butto un po' dietro. E invece la zia Cri, che oggi ci fa, giustamente, è per noi il primo giorno che ci vediamo di primavera, e quindi fa i nidi di rondine, no? Non c'è primavera senza le rondine. è una pasta che si chiama così proprio perché poi alla fine si fa questo nido. L'impasto, allora, è già fatto. Ho già preparato farina e uova. Qui abbiamo usato 3 uova intere, 300 grammi di farina, un impasto morbido, sta riposando e va tirata al mattarello, alla macchina. Così. Però, guarda, abbiamo tirato la pasta e fatto dei rettangoli. E l'hai spolverata di formaggio grattugiato. Lo avevo un po' spolverata per evitare che si attaccasse. Ho già preparato l'acqua per sbollentarla, perché le lasagne, adesso le paste al forno vanno sempre sbollentate, e ci servirà della besciamella che adesso andrò a fare, quindi burro, farina e latte, e prosciutto cotto, formaggio a fette, parmigiano, e per chiudere un pochettino di salsa di pomodoro. Allora, ti seguiamo. Chissà se questa ricetta piace al nostro ospite di oggi. Secondo me sì, perché io lo conosco come molto godurioso, molto goloso. È un DJ, un cantante, un conduttore, anche uno scopritore, un talent scout. Ed è con noi Francesco Facchinetti! Ciao! Ciao Francesco! Ciao Antonella, come stai? Ciao caro, bene. L'ultima volta pensavo che ci siamo visti, Francesco, parliamo di veramente tanti, tanti anni fa. Tu cercavi di spiegarmi l'importanza dei social e di Instagram, che allora iniziava. E io ero talmente ignorante, per cui il primo approccio, diciamo, nel mondo social, mi ricordo, me lo spiegasti tu. Sì. All'epoca era l'inizio, quindi era un po' difficile da capire. Esatto. Poi, al giorno d'oggi, diciamo che anche tu ci sei sui social. Sì, anche tu, ci sono. Insomma, per quello io li faccio un po', sai come sono fatta io, un po' casalinghi, un po'... Li fai come li devi fare, cioè devi mettere la tua verità, e la tua verità è questa, giusto così. Esatto, perché io penso sempre che poi alla fine quello che si è, io poi avendo un programma quotidiano voglio essere uguale, no? Come in realtà sono. Senti, Francesco, un sacco di cose da chiederti. Intanto, iniziando un po' a parlare della tua famiglia, no? Perché tu, insomma, sei figlio d'arte, però io ti ho sempre visto come se tu, insomma, questa cosa, boh, l'avessi un po' non l'hai mai subita, e non ti ho mai visto sofferente nell'essere vero? Mai, assolutissimamente, anzi, credo di essere stato molto fortunato di avere un padre, prima di tutto, che è riuscito a fare per più di 60 anni quello che ama fare, e secondo, un papà che ha fatto cantare più di 4 generazioni, quindi sono sempre stato molto felice di essere così, mi chiamano il figlio dei Pooh, di tutti e 4, ecco. Di tutti e 4, davvero? Sì, di tutti e 4, Senti, Robby, tu hai 3 figli di età diverse, insomma, no? La più grande è mia, poi Leone, che è il maschietto di casa, e poi hai Lavinia, che è, diciamo, l'ultima. La piccolina. Ecco, che tipo, io ti vedo, appunto, sempre nei social, ti vedo un papà molto affettuoso, molto presente, ecco, Che tipo di papà sei tu? Io cerco di... spero di essere e cerco di essere un bravo padre. Siccome credo che i momenti con i nostri figli, se non li viviamo, non ritornano più, magari il momento in cui tua figlia per la prima volta cammina, o il momento in cui per la prima volta tuo figlio dice papà o mamma, quindi cerco di vivere intensamente almeno questa prima fase di vita dei miei figli. Poi, quando saranno più grandi, potranno andare dove vorranno, però oggi cerco di vivere anche quei piccoli momenti in cui si guarda un film, si legge una poesia, si fa un giro nel prato, si gioca a calcio, insomma cerco di essere un padre come nella mia idea dovrebbe essere un padre. Hai ragione. Che tutti i padri abbiano voglia di essere dei bravi padri. Ma ecco, secondo me questa nuova generazione sicuramente sì, non lo ritengono un ruolo di secondo piano, ma invece... Intanto, guarda, sai che noi chiacchieriamo e cuciniamo un po' come si fa nelle case a quest'ora di tutti gli italiani. Vedi, la zia Cri, che è la nostra... Sto vedendo. E lei è la responsabile di questa casa. Ciao. Eccola Ciao. Qui. Sta cucinando, ha messo su, vedi, questa pasta tipo delle grandi lasagnone, no? Sì. Delle grandi... Dei rettangoli, pasta fresca, pasta all'uovo, l'ho sbollentata, raffreddata, e la sto asciugando. Qui sto facendo la besciamella. Me la devi spedire, ma guarda, sai che pensavo di fare un po' di delivery anche noi, perché
Sarebbe un'idea, no? Quello di che poi alla fine della puntata uno vedesse te di nuovo con la lasagna, che in questo momento, tra l'altro con te, ma tu dove abiti adesso? Più o meno sei anche tu al Io nord? Io sono Brianza. Brianza. Vabbè, noi siamo a Milano, quindi non siamo tanto distanti, magari... Mandamela, no? Esatto, potrebbe essere un'idea, capito? Una volta finito, mandiamo il corriere. Ma guarda che sarebbe un'idea carina e poi vedere la fine del... Ma sai che potrebbe essere un'idea? Allora, qui abbiamo, vedi, la nostra besciamella. Tu sei un bravo cuoco, te la cavi? No, non sono assolutamente un bravo cuoco. Cucino, però non sono un bravo cuoco. Cucino le cose, diciamo così... più semplici, la pasta e il riso. Tua moglie è brasiliana un po', quindi farà anche dei piatti un po' particolari. Mia moglie ha studiato a Cordon Bleu a Parigi, per cui lei è una bravissima cuoca, Hai capito, allora ho sbagliato collegamento, devo farlo con lei. La prossima volta arriva lei. Senti, Francesco, volevo chiederti questo, sempre riprendendo un po', no, poi la tua, insomma, la tua vita è sempre stata legata alla musica, no? Io ho adorato da sempre, lo sai, l'abbiamo anche cantata insieme varie volte, la canzone del Capitano, quando tu eri un ragazzino. Eccola qua. Io adoravo, perché poi c'era questa gestualità che il Capitano Uncino, no? E questo è stato un grande tormentone. Adesso tu i tormentoni sono cambiati, li costruisci per altri, sono casuali. Cioè, come succede adesso rispetto ai tuoi tempi nel creare un tormentone che poi ha successo, come è stata la canzone del Capitano? Ma devo dirti che il mondo è diventato molto più veloce in tutto e quindi anche nella fruizione della musica, mentre una volta le canzoni rimanevano nel tempo, negli anni, e diventavano quelli che noi chiamiamo evergreen, cioè le canzoni che non muoiono mai, oggi purtroppo la musica subisce appunto la velocità del mondo, quindi è molto più difficile fare un tormentone, perché per esempio i pezzi di quest'estate o dell'estate scorsa non ci ricordiamo più queste canzoni. Dura tutto meno e non è detto che le canzoni siano più brutte, perché io non penso che le canzoni siano più brutte rispetto a quelle di 10-20 anni fa, è che effettivamente il mondo è talmente veloce che la canzone dopo 2 mesi scompare, per cui è difficile fare quei tormentoni tipo la canzone del Capitano e tanti altri, ecco. No, è vero. Sei più radiofonico o televisivo, visto che tu hai fatto un po' tutte e due le cose, insomma, sei nato alla radio. Il primo amore non si scorda mai, la radio, mi piace molto la radio perché è un posto dove devi immaginare tanto, essendoci solo una voce devi immaginare tanto, però ho imparato anche amare la televisione, diciamo tutte e due, dai, devo dire tutte e due. Stavo parlando prima che a me non piace adesso questa moda che anche la radio si vede in televisione, perché secondo me la radio deve rimanere un po', brava, hai capito? Brava. Cioè non devo vedere di nuovo il conduttore lì con la cuffia, mi piace immaginarmelo, perché è un mondo che, come dire, mi affascina. Concordo. Proprio nell'immaginazione. Sta da fare la radio, la televisione, sta da fare la televisione. Esatto. Questo è questo. Poi forse lo dico anche egoisticamente, perché sennò mi devo pure truccare in radio e per noi donne è una fatica, capito? Allora, intanto, guarda, Francesco, hai visto, sbollentato le nostre fazzoletti di lasagne. Tanta roba, ragazzi. Abbiamo, messo su la besciamella. Che adesso è bella, morbida, il prosciutto cotto, quello buono. Io dico sempre, prendete quando fate questi piatti le cose buone, perché poi ve le ritrovate. Questo bel formaggio a fette, quello che vi piace, ecco, e facciamo qua. Così, metto un po' di parmigiano. Questo è un piatto unico, lo possiamo definire così, mangi questo e non mangi più per 3 giorni, ok? Esatto, è un piatto un po', sai, che sostituisce la lasagna, le cose di un po' della domenica. Essendo di rondine, noi abbiamo detto un piatto un po' della primavera. Vedi, lo facciamo dei cannelloni così, che e poi, a questo punto, vedi, andremo a tagliare. Esatto, io ti faccio vedere, guarda che belli. E in una pirofila da forno, abbiamo imburrato un pochettino di burro, un pochettino di besciamella anche sul fondo, che così si attacca bene, vero? E li andiamo a disporre in questa maniera. Vedi? Esattamente fino così. A usare tutta la pasta, poi chiuderemo con altra besciamella. Noi ti seguiamo, parmigiano, intanto io completo. Dai, tu, noi ti seguiamo intanto che tu ne fai delle altre. Tra l'altro, il cibo, Antonella, sì, è un po', siccome io credo che
chi poi fa il lavoro di chef, di cuoco, ma che sia la mamma, la nonna o un vero chef, siano comunque degli artisti, il cibo è un po' un'opera d'arte, e come le opere d'arte, come le canzoni, ti servono per ricordare dei momenti precisi della tua vita. Riguardando appunto i Nidi di Rondine, mi è venuta in mente la mamma di una mia ex fidanzata, lei si chiamava Laura, e la mamma mi faceva da mangiare sempre questi Nidi di Rondine quando andavo da lei, e io godevo perché erano delle cose speciali. Mi verrebbe una battuta questo... adesso che sei felicemente sposato, che tu di ex fidanzate ne hai avute tante. Sì, no, adesso non so se ne ho avute tante, però sono stato fortunato perché avevo delle madri che cucinavano da paura. Ecco. Davvero, e quindi poi tu sei, secondo me piacevi molto anche alle mamme delle tue fidanzate. Facevo colpo sulle mamme, sì. Anche secondo me, perché sei, vedi che tu ti ricordi di Rodi, di una tua fidanzata di 30 anni fa, bellissima questa cosa. Sì. Senti, a proposito del tuo lavoro invece adesso, tanto di talent scout, no, perché tu ne hai scoperti tantissimi, ecco, qual è la cosa, se dovessi rivolgerti anche a un ragazzo che ci sta ascoltando in questo momento, sai che molti sono in dad, sono a casa, eccetera, qual è le cose che ti colpiscono di più e il consiglio che tu dovessi dare a uno che vuole iniziare a fare questo lavoro? Guarda, sembra retorica, ma è quello che hai detto prima tu parlando dei social. Non bisogna omologarsi ed essere uguali a tanti altri, ma bisogna essere unici. La tua forza, Antonella, è sempre stata la voglia di dimostrare e di essere una persona unica, diversa dagli altri. Hai anche pagato le conseguenze di questa tua mentalità. Sì, sì. Però mi ricordo quando sei andata a Sanremo, uno, ecco, adesso dovrà presentare come classico presentatore che va a Sanremo. Invece tu hai portato il tuo essere Antonella anche lì, e questo ti ha fatto vincere. Ti ricordi che prima di quel festival tu dici, vediamo che cosa succederà adesso con nessuno ci credeva, invece era proprio stato un festival. Perché io penso che, è quello che dico sempre anche ai ragazzi che mi scrivono, bisogna essere se stessi, bisogna essere diversi, mai omologarsi. Se tutti hanno la frangia, voi non fatevela, fate il contrario. Invece adesso, capito, ragionate con la vostra testa. E quindi a te cosa colpisce, ad esempio, quando tu vedi una cosa nuova, cosa ti colpisce? A me colpisce quella, ovviamente ho una certa sensibilità nel corso degli anni, ma anche perché ho avuto un grande maestro che è stato Claudio Cecchetto, che mi ha insegnato tutto quello che faccio oggi. Se non fosse per lui non sarei qua, oltre a essere stato il mio primo talent scout, cioè mi ha scoperto lui. A me colpisce la magia, che è qualcosa di imponderabile, cioè impalpabile, hai ragione. Sì, è il misto di cose che vedo, per cui quando una persona sicuramente, ecco, se sei una persona che vuoi fare delle cose uniche perché hai il coraggio di essere unico, questo è il primo step per colpirmi. Bene, grazie Francesco, io direi che questa è la frase con cui chiudere. E guarda, scusami, guarda i nostri nidi di rondine che ti ricordano anche te il passato, che belli, con la besciamella. E adesso finiamo il piatto. Ciao Francesco, un bacio a tutta la tua bella famiglia. Ciao. Vedi, poi mettiamo un po' di pomodoro parmigiano e mettiamo in forno. Quanto tempo? Una ventina di minuti a 180 gradi, finché sono dorati. E vediamo. Dorati. Quindi avete visto, no? Per riassumere, noi abbiamo preso questi fazzoletti che abbiamo sbollentato, cioè abbiamo messo su un po' di formaggio grattugiato, la besciamella sopra, prosciutto cotto, formaggio, li abbiamo arrotolati e tagliati tipo a nidi di rondine, sopra ancora un po' di besciamella, un po' di pomodoro, questo è facoltativo naturalmente, sempre il formaggio grattugiato, parmigiano, grana, che dir si voglia, e questo è il nostro piatto da portare direttamente in tavola, perché è bello così. Sì, tanta besciamella. Tanta besciamella. Tanta besciamella chiede. Grazie zia Cri, grazie molte. Allora,